Vi ricordate chi è lei? Prugna, la bellissima cucciola abbandonata alla terza in un giardino privato. Vi ricordate? La famiglia chiamò i vigili perché non poteva rimanere la piccolina e con i vigili mi sono recata anche io a prenderla per portarla purtroppo dove? Qui in canile. Da quel momento la piccolina vive in un box e oggi finalmente è uscita per fare due fotografie e un video che dovrebbe servire per liberarla definitivamente dalla prigione. È un amore, è vivacissima, non vuole stare ferma un attimo. Vediamo quanto ha prugna, vediamo. Oh, ha già 4 mesi, quindi vuol dire che è una taglia media contenuta. Non oserei dire medio piccola, quello forse no, ma media contenuta sicuramente. Guardate, questa cucciola è stupenda, è vero che è nera. Abbiamo messo lo sfondo chiaro per farla spiccare, però ha tipo mesh da qui, guardate. Ha i colpi di sole, è naturale così lei. Uno spettacolo della natura. E questa righina bianca qui sotto il petto è una particolarità molto carina. Come potete vedere, le abbiamo messo un nastrino proprio color prugna. Il nome che le si addice, prugna. È troppo bella questa piccola. Vi prego, non lasciatela qui in canile. Oggi finalmente si gode le nostre coccole, ma noi andiamo sempre di corsa, ci sono tanti cani che devono avere visibilità e poi lei torna a stare sola. Purtroppo è proprio sola, non ci sono nemmeno cuccioli nel suo stesso box. Mi hanno detto che è meglio così, perché ci sono alcuni con cui magari può non andare d'accordo, insomma si cerca anche di salvaguardare l'incolumità di questi piccolini. Però voi sapete bene che i cuccioli hanno bisogno di giocare con gli altri cuccioli, o almeno di avere una mamma umana. Si vede che ne ha bisogno, eh? Oltre che di fare tanto movimento. La mettiamo per terra così, guardate com'è carina. È vispa questa piccola. Vuole sempre solo giocare. Eccola qui. Ma guardate quanto è affettuosa. Questa è stata con le persone, sicuramente. Si sono stancati di lei e l'hanno abbandonata. Mi sembra giusto? Quelle persone sono ancora in giro a piede libero, hanno commesso un reato penale, cioè abbandonare un animale, ma sono ancora in giro. La povera Prugna è chiusa in una prigione invece. La vita va proprio al contrario, ma purtroppo in queste circostanze alla peggio chi non ha voce, perché se Prugna potesse parlare, chissà cosa ci direbbe. Anche se, come potete vedere, gli animali sono sempre fiduciosi verso l'uomo. Lei dovrebbe odiare il genere umano e invece la cosa che desidera di più al mondo è stare con le persone. Per questo la dobbiamo aiutare. Guardate che amore questa farfallina qui. Vi prego, fate un pensierino per lei. Già si capiva dal primo video quanto è dolce. Ne volete di più? Se cercate una cucciola veramente veramente tenera e affettuosa, questa è Prugna. Non lasciatevela sfuggire. Ed eccola qui in braccio, bacini, bacetti, non farebbe altro. Cosa ci fa una creatura così dolce in canile? Guardate questi occhi profondi. Chiamate per lei, per favore. I cuccioli neri hanno proprio sfortuna perché sono gli ultimi a essere richiesti, però sono i più belli. Secondo me. E poi se sono anche così buoni. Buona fortuna, piccola prugna. Adesso veramente si torna nel tuo triste box. Ci dispiace tanto, ma dobbiamo andare. Troppi aspettano la loro occasione. Dobbiamo andare un po' da tutti. Ciao, piccolina, non disperare. Sono sicura che chiameranno per te. Non essere triste. Andiamo, andiamo. Guardate come si agita perché non vuole essere messa nel box. Piccolino, ha capito tutto. Ha capito tutto. No, no, siamo costretti. Non ce ne volere. Non possiamo fare di più. Piccola. Ecco, si chiude la porta. Povero tesoro. Buona fortuna, Prugna. Speriamo che chiamino per te.